Ci sono ancora aziende che possono definirsi a sconto, aziende che sono ancora economiche da acquistare sul mercato, che possono dare magari alti rendimenti, alti dividendi e dare tante soddisfazioni pur in un mercato che è il mercato bull più lungo di quanto non si ricorda a memoria d'uomo? Beh, secondo me sì, basta semplicemente cercare. Io in questo video vado a presentare due aziende che nel momento in cui andrò ad approfondire al 100% quelli che sono i loro fondamentali, molto probabilmente andrò a inserire in portafoglio. Oggi vado a dare una panoramica di queste due aziende che sono in watchlist e che se venissero confermate dai miei ulteriori approfondimenti, magari da qui entro la fine dell'anno vorrei aggiungere al portafoglio. Però ovviamente bisogna approfondire. Qua vado a dare un po' gli spunti che mi sono andato a trovare fino ad adesso, che come sempre sono di tipo generico, ma servono appunto a capire se effettivamente già può essere un buon inizio andare ad approfondire queste aziende. E lo faccio in questo video. Però prima vi voglio ricordare che io sono Pasquale e questo è Risparmio, il canale del vostro amichevole investitore e risparmiatore delle porte accanto. Per cui, due aziende che ho in watchlist. A novembre, in realtà ce l'ho da anche da ottobre, ma il video lo faccio a novembre, per cui sono in watchlist da novembre. Prima la solita premessa che faccio sempre, ma che voglio sempre puntualizzare. Queste aziende, essendo da dividendo, da alto dividendo, come interessano nella mia strategia, non è detto che alla fine diano un generoso capital gain, o magari che lo abbiano comunque. Sono aziende che si adattano perfettamente alla mia strategia, ma non possono essere adatte a tutti, e magari alcuni troveranno queste due aziende inutili per i loro portafogli, e per cui non possono andare a bene a tutti quelli che sono investitori, diciamo, come me. Le considero anche e soprattutto perché, pur essendoci una doppia tassazione, quella americana, hanno un buon dividendo, un dividendo molto elevato, lo andiamo a vedere. E poi, ovviamente, come sempre, questi non sono consigli finanziari, ma sono semplicemente dei video a scopo illustrativo ed educativo. Poi ognuno vada a fare le proprie valutazioni alla fine per capire se effettivamente vale la pena andare a approfondire queste due aziende che vi presento oggi. E partiamo dalla prima, che si chiama Artisan Partners Management, che è un gestore di investimenti di proprietà pubblica. Questa azienda fornisce i suoi servizi a piani pensionistici e di partecipazione agli utili, trust, dotazioni, fondazioni, organizzazioni di beneficenza, enti governativi, fondi privati e non statunitensi, fondi comuni di investimento, fondi non statunitensi e fondi a trust collettivi. Gestisce inoltre portafogli azionari ed obbligazionari separati incentrati sul cliente. L'azienda investe nei mercati azionari pubblici e obbligazionari di tutto il mondo. Investe in azioni di crescita e valore di società di tutte le capitalizzazioni di mercato, per cui investe dalle piccole alle medie alle grandi aziende. Per la componente obbligazionaria invece del suo portafoglio, l'azienda investe in obbligazioni societarie non investment grade e in prestiti garantiti e non garantiti. Impiega l'analisi fondamentale per creare i suoi portafogli. Artisan Partners Asset Management Inc. è stata fondata nel 1994 e ha sede a Milwaukee, nel Wisconsin, però ha anche degli uffici aggiuntivi che sono ad Atlanta, Georgia, New York City, San Francisco in California, Lakewood nel Kansas e poi anche Londra nel Regno Unito. Attualmente ha una market cap di circa 4 miliardi di US dollars, un dividendo lordo dell'8,16% alla data di registrazione di questo video, con un dividendo netto al netto della doppia tassazione di 5,14%. Il suo settore è il Diversified Financial. Come dicevo prima, è stata fondata nel 1994 e ha circa 453 dipendenti alla data di registrazione del video. Andiamo a vedere i dati positivi, prima di tutto quelli sulla profittabilità. Il return on asset di APAM è del 24,36% ed è tra i migliori rendimenti del settore. Supera il 94% dei suoi competitors nel settore, che hanno un rendimento medio delle attività del 6,16%. Il return on equity è del 123,56%, che è tra i migliori rendimenti del settore. Supera il 99% dei suoi colleghi del settore, dei suoi competitors, che hanno un rendimento medio del return on equity del 16,5%. Poi il rapporto PE è di 11,53, che indica una valutazione, diciamo, decente di APAM. Andiamo a parlare di valutazione. L'ho già accennato prima, un PE di 11,53, che appunto è una valutazione piuttosto decente. Un basso rapporto PEG, che compensa il prezzo utili per la crescita, indica una valutazione piuttosto economica della società. Il forward price earnings ratio di 8,94 indica una valutazione che è
dovrebbe essere piuttosto economica. Rispetto a un rapporto medio enterprise value EBITDA del settore di 12.31, APAM è valutato piuttosto a buon mercato. Passiamo alla crescita. L'utile per azione è cresciuto di un impressionante 54.96% nell'ultimo anno e l'utile per azione dovrebbe crescere anche nei prossimi 5 anni con una media del 15.94%. Guardando all'ultimo anno mostra anche una crescita molto forte dei ricavi, che sono cresciuti del 33.34%, e dovrebbe mostrare anche una crescita piuttosto forte nei ricavi nei prossimi 5 anni, in cui le entrate dovrebbero crescere del 13.52% annualizzato. La parte che mi interessa di più, i dividendi. Ha un rendimento da dividendo annuale dell'8.16% lordo, rispetto a un dividend yield medio del settore del 2.72%, APAM paga un dividendo molto alto rispetto ai suoi competitors. Il dividend yield è piuttosto buono rispetto ovviamente alla media delle Standard & Poor's 500, che è la media di riferimento, che è intorno all'1.99%. Inoltre il dividendo sta crescendo, ma gli utili stanno ancora crescendo di più del dividendo e quindi la crescita dei dividendi viene, diciamo, diviene sostenibile per quanto riguarda l'azienda. Però non sono solo i lati positivi che andiamo a guardare, ci sono anche dei lati negativi e li andiamo a riassumere in quest'ultima slide. Ha un rapporto contabile di 16.56 e quindi ha un price to book ratio alto per quanto riguarda il settore. La media del settore è 2.15, per cui il 96% delle società quotate nello stesso settore ha un price to book ratio più basso. Inoltre ha un rapporto corrente di 0.65, questo è un cattivo valore, indica che APAM non è finanziariamente abbastanza sana e potrebbe aspettarsi dei problemi nel soddisfare eventuali obblighi a breve termine. Quando poi si confronta il rapporto corrente di APAM con il rapporto corrente medio del settore di 1.46, questo è meno in grado di pagare i propri obblighi a breve termine rispetto ai suoi competitors del settore. L'82% dei colleghi appunto del settore ha un rapporto corrente migliore. Quando si confronta il quick ratio di APAM con il current ratio medio del settore di 1.33, APAM è meno in grado di pagare i propri obblighi a breve termine rispetto ai suoi competitors. L'82% dei competitors ha un quick ratio migliore. Infine, APAM paga il 77.88% del suo reddito come dividendo. Questo non è un rapporto sostenibile nel lungo periodo se si venissero a verificare appunto delle problematiche particolari. Però, come dicevamo prima, il dividendo cresce, ma crescono anche le entrate e gli earnings. Per cui, da un certo punto di vista, almeno per i prossimi 5 anni, a meno che non accada ovviamente niente inaspettato, questo dovrebbe essere sicuro. Passiamo alla seconda azienda, che si chiama Ellington Financial. Ellington, attraverso la sua controllata Ellington Financial Operating Partnership LLC, acquisisce e gestisce attività finanziarie legate a mutui, ai consumatori, a società e ad altre attività finanziarie solo negli Stati Uniti d'America. La società acquisisce e gestisce titoli garantiti di ipoteca residenziale, RMBS, garantiti da Prime Jumbo, Alt-A, abitazioni fabbricate e mutui ipotecari residenziali subprime. RMBS, per i quali il capitale e i pagamenti degli interessi sono garantiti dall'Agenzia Governativa degli Stati Uniti d'America o dall'entità sponsorizzata dal governo degli Stati Uniti d'America, vanno a creare una certa serie di sicurezza. Poi ha anche mutui ipotecari residenziali, titoli commerciali garantiti da ipoteca, mutui ipotecari commerciali ed altri debiti immobiliari commerciali. Fornisce inoltre obbligazioni di prestito garantite, derivati ipotecari e non ipotecari, debito societario e titoli azionari, prestiti societari e altri investimenti strategici. Inoltre la società offre prestiti al consumo e titoli garantiti da attività garantite da beni di consumo e commerciali. Ellington Financial LLC è stata costituita nel 2007 e ha sede a Old Greenwich nel Connecticut. Ha una market cap di 1.1 miliardi di US dollar, un dividendo lordo alla data attuale di 9.74%, con un netto alle due tassazioni americane e italiane del 6.14%, anche questo è Diversified Financial, come dicevamo prima, fondazione 2007, dipendenti al momento 150. Dati positivi di profittabilità. Ha un return on asset del 4.45%, questo è tra i migliori ritorni del settore, dove la media del settore è 2.46%. Ellington Financial supera l'84% dei suoi omologhi nel settore. Ha inoltre un return on equity del 19.97% e questo è anche tra i migliori del settore. La media del settore è del 9.95% e supera l'83% dei suoi competitors. Inoltre ha un margine di profitto del 113.48%, questo è tra i migliori ritorni del settore. La media attualmente di questo settore è del 68.77% e con questo dato Ellington Financial supera l'82% dei suoi competitors. Dati positivi in termini di valutazione.
ha un rapporto PE di 10.71, per cui può essere descritta come un rapporto interessante. Con un forward price earning ratio di 9.23, anche questo è una valutazione interessante. Ovviamente queste due non sono valutazioni eccezionali, ma sono interessanti. Il basso rapporto PEG di Ellington Financial compensa il rapporto price earning della per la crescita e indica una valutazione piuttosto economica della società. Poi ha un rapporto di price to book ratio di 1, quindi è valutata a piuttosto a buon mercato. Quando poi si confronta il rapporto enterprise value EBITDA di EFC con il rapporto medio del settore di 20.09, EFC è valutato piuttosto a buon mercato. Parliamo di crescita. Mostra una forte crescita dei ricavi. Misurato negli ultimi 5 anni, il fatturato è cresciuto del 10.66% su base annua. Poi dovrebbe mostrare una crescita ulteriore dei ricavi nel futuro, ma anche se più piccola. Nei prossimi 5 anni si aspettano un incremento dei ricavi di circa 7-8 punti percento anno, per cui non una crescita eccezionale, ma comunque crescita. Anche la crescita degli utili per azione dovrebbe rallentare, ma comunque ci dovrebbe essere, e nei prossimi 5 anni l'EPS dovrebbe crescere all'intorno 1.73% anno. Andiamo a parlare invece di dividendi, la parte che mi interessa di più. Attualmente, come dicevo all'inizio, nella scheda iniziale ha un rendimento annuale del 9.64% lordo. Il dividend yield di EFC è superiore alla media del settore, che è di 8.53%. Come dicevamo anche per l'azienda precedente, rispetto a un dividendo medio dell'S&P 500 di 1.99%, ovviamente questo è un dividendo migliore. Il 32.95% degli utili è speso per dividendi. Questo è un numero molto ma molto basso e va a definire un rapporto di pagamento sostenibile per questo dividendo. Inoltre ha pagato meno un dividendo da 10 anni e per cui ne dà un track record piuttosto affidabile. Però non ne sono tutte rose e fiori. Andiamo a parlare dei dati negativi, che anche in questo caso ci sono. Il rapporto price earning ratio di EFC è leggermente più costoso nella media del settore, che è 10.03, rispetto al rapporto medio del price book ratio del settore di 0.86. Per cui EFC è valutato piuttosto in maniera costosa rispetto ai propri competitors del settore. Come dicevo prima, gli EPS andranno a crescere, ma molto meno rispetto al passato, e nei prossimi 5 anni la crescita appunto sarà inferiore rispetto ai 5 anni passati. Anche la crescita dei ricavi, come dicevamo prima, è in diminuzione, per cui nei prossimi 5 anni la crescita sarà inferiore rispetto ai periodi di 5 anni precedenti. Inoltre, confrontando il rapporto debito-patrimonio netto di Ellington Financial, il rapporto medio debito-patrimonio del settore è di 1.52 ed EFC ha richiesto più debito per finanziare le proprie operazioni rispetto ai suoi competitors e pari di settore. Conclusioni. Bene, sono due aziende che mi piacciono tantissimo. Anche i settori sono settori che amo tanto. Io amo i BDC, amo chi dà soldi per ottenere un ricavo. Vorrei qualcuno che mi regalasse dei soldi e me li faccio ricavare io qualcosa. Vabbè, non divaghiamo. Però sono aziende che secondo me vanno approfondite, hanno molti punti che sono di mio interesse e che andrò ad approfondire sicuramente. Però vanno anche analizzati un po' più approfonditamente il balance sheet, tutto quello che sono le loro relazioni annuali, trimestrali. Insomma, devo andare ad approfondire un po' di più. Se i miei sentori da queste prime analisi superficiali andranno ad essere, diciamo, confermati, vorrei andare a introdurre una o entrambe le aziende nel portafoglio dividendi. Ovviamente, come dicevo prima, questi non sono così finanziari, ma comunque degli ottimi spunti. Se il video è stato di tuo gradimento, ti ricordo che questo è un pollice, se lo lasci in su io sono contento, ma lo è anche YouTube col proprio algoritmo. E se sei nuovo sul canale, iscriviti e clicca la campanella per non perderti nessun video successivo. Anche per oggi è tutto, e ci vediamo al prossimo video.